Perché le scuole chiudono in estate? Anno 1986. Non vedete l'ora che le vacanze estive inizino, vero? Vi vedete già a bordo a piscina, mentre schizzate i vostri fratellini. Oppure chissà. Su un aereo verso una destinazione turistica, tipo Barcellona o Amsterdam. Pensate già che il peso delle interrogazioni e abbandoni per la durata di quei mesi? Forse avete ragione, ma vi siete mai chiesti perché le scuole chiudono per un tempo abbastanza prolungato, proprio in estate? Sempre le feste natalizie, che per quelle pasquali, le vacanze lontano da quella seccatura, come vista da alcuni. La scuola chiude per più o meno 2 settimane. Ma allora, perché la scuola chiude per un mese, chiude per più di un mese d'estate? Forse perché potete stare di più con la vostra famiglia, specialmente con i parenti che stanno all'estero. Ma non è questo il punto. Vi siete mai chiesti cosa succede all'interno della vostra scuola quando sta chiusa per tutti quei mesi di fila? O meglio, quei mesi estivi? Beh, io me lo chiedevo ogni giorno che ci passavo davanti ad essa. Oh, ma che maleducato, non mi sono nemmeno presentato. Il mio nome è Andrea Sampton. Ho 17 anni e sono uno studente di questa scuola, la High School Newton, Minnesota. Ma bastano questi convenevoli. Non ho molto tempo. Per di più sono nascosto in un armadio e sto scrivendo una lettera e non so nemmeno a chi indirizzarla. Dove ero rimasto? Ah sì, dicevo, spesso passavo davanti a questa scuola. In quei mesi estivi sono passato davanti ad essa quasi tutti i giorni. Una notte, proprio la notte di San Lorenzo, mentre le stelle brillavano e qualcuno cadeva, passai come al solito davanti alla scuola. Il fascino oscuro che aveva per il sopravvento, e così, in men che non si dica, mi ritrovai mentre scavalcavo il cancello, come se una forza invisibile avrebbe voluto che entrassi per forza. Mi trovai davanti alla porta, la quale era chiusa da un lucchetto bello grande. Ricordo che pensai, un lucchetto, ma cosa potrebbero mai rubare in una scuola? 4 banchi di legno lerci? Scoprì a me spese che quel lucchetto non serviva a tenere lontani sui lati di banchi di legno, ma serviva per tenere tutti lontano da quella scuola durante i mesi estivi. So che mi troveranno, ne sono sicuro. Comunque, sarà meglio che tu nel mio racconto. Vicino a me c'era una pietra grande. Così la presi e dopo vani tentativi riuscii a rompere il lucchetto che cadde a terra, emettendo un rumore che cadde addirittura all'interno. Spalancai la porta e mi incamminai in quell'androne. Se fuori, sotto quelle stelle e quella luna incupita, sembrava la villa della famiglia Adams, con tanto di cancello, beh, dentro non era da meno. Era buia e l'unica luce proveniva proprio da quella luce. Da quella luna, la quale filtrava timida da quelle finestre. Estrassi la mia torcia, ma ahimè, le pile erano scariche. Mi feci guidare da quella luna, come se fosse la mia dama in un tango spettrale. Li sento, sembrano 1000 cavalli in un galoppo imbarazzanti, in mezzo a reti, assatanati. Caro lettore, oh, ecco a chi indirizzerò questa lettera. Ad un lettore che la troverà, che è così tanto coraggioso quanto stupido, preso dalla curiosità, proverà ad entrare d'estate in questa scuola. Non è un problema se si aggiorna notte. Questa scuola prende vita solo d'estate. Si anima come se fosse malvata da qualcuno. Un mio amico, un secchione, il quale si era dimenticato la sua penna preferita sotto il banco. Entro il giorno dopo della chiusura della scuola. Era giorno, non uscì più di lì, come se la scuola l'avesse inghiottito. Ma io l'ho visto. Non era proprio lui, ma lo riconobbi dalla sua penna preferita. Una stupida penna blu. E le ramate prima di morire.
Era proprio per questo che volevo entrare nella scuola. Sono dietro la porta, mi prenderanno. Caro lettore, devo smetterla di scrivere, ma sappi che lascerò in questo scrigno la lettera affinché tu la trovi e non faccia la mia stessa fine. Affinché ti distolga l'eventuale piano di entrare in questa scuola d'estate, ti dico che un bambino lasciato solo, senza una famiglia, diventa cattivo con l'aiuto di qualcuno. Sono entrati nella stanza dove mi trovo. Presto apriranno le ante dell'armadietto e mi prenderanno. Non so cosa mi faranno. Anzi, rettifico, so cosa mi faranno. Addio a te, amabile lettore, che mi hai tenuto in compagnia per questo lasso di tempo. Michael finì di leggere sotto lo sguardo attento dei suoi tre amici. Era l'ultimo giorno di scuola al liceo. Hillsdale, Nathan, Minnesota. E presto sarebbero cominciate le vacanze estive. Quindi ti hai trovato questa lettera dentro un scrigno che si scrive dal 1936, che si trova nell'armadietto di chimiche? Mi chiedo perché nessuno l'abbia trovata, disse Colin, la scettica nel gruppo. Quella tipetta che dubitava anche di se stessa. Beh, non lo so perché nessuno l'abbia trovato, o forse è stato trovato, ma nessuno è uscito da qui la prima d'ora, dicono Michael. E tu, come sei riuscito ad aprire lo scrigno? Chiese ancora Colin. Vanno le falcine. Mio padre mi ha insegnato da piccolo ad aprire qualsiasi cosa con delle semplici falcine, rispose il ragazzo subito dopo. Un bambino! Lasciato solo senza la famiglia! No, un bambino lasciato solo senza la famiglia diventa cattivo con l'aiuto di qualcuno. Cosa ha voluto dire con questo? Chiese Lizzy, la ragazza hippie, anche se dagli anni 70 era passata già da un pezzo, visto che era no, del 2017. Ma certo! La scuola è stata costruita nel 1950, proprio all'interno di una piattaforma ridotto. Ricordo che feci delle ricerche nella nostra biblioteca e pare che l'osservatorio venne incendiato, ma le fondamenta si salvarono. L'incendio avvenne nel 1940, dichiarò Liam, il nerd del gruppo. Ma c'erano delle cose che persino Liam ignorava. Prima fra tutte, all'interno dell'orfanotrofio, gestito da alcune suore con l'amore verso i soldi. Era un medico, il quale cominciò a fare degli esperimenti sui bambini. Hans Liederman era peggio di Mengele, in quanto il suo scopo era quello di testare la soglia del dolore. Li deumanizzava, tagliava loro un braccio e una gamba, addirittura spostava loro gli occhi. E i bambini che avevano una soglia del dolore alta li lasciava vivere. Certo, si ritrovavano con le mancanze di un arto, o degli occhi, ma perlomeno non li uccideva. Sarebbero però morti da lì a poco, visto che lui non li curava. Mentre che aveva una sedia di dolore bassa, veniva ucciso e sepolto in una fossa comune. Proprio sotto quell'androne che venne idealizzato nel 1950. La seconda cosa che ignoravano era che l'incendio venne perpetrato il 10 agosto del 40 da un bambino, il quale era stanco di subire quelle torture disumane. Morirono tutti nell'incendio, comprese le suore, il dottore e quello stesso bambino. Tutte le cartelle vennero bruciate. Tutta questa storia venne tramandata oralmente,
perché preferivo dimenticarla. E l'unico modo per lasciarsela dalle spalle era non trascrivere nessun libro. Allora, visto che saremo costretti a passare qui in Minnesota, pensi di tornare a scuola ad agosto. Potremmo tornare il 10 agosto. Dai, su! Non mi dite che nessuno di voi è curioso di sapere che fine abbia fatto questo Andrea Sampton. Se proprio avete paura, possiamo entrare qui di mattina. Non verremo arrestati se non rubiamo nulla. Parlo Michael, preso dalla curiosità. Gli altri ragazzi lo guardavano come se fosse un pazzo. E nei loro occhi c'è la paura. Andiamo, su. Non ci succederà nulla. Abbiamo la scuola solo per noi. Nessuno ci dirà cosa dovremmo o non dovremmo fare. Su, non abbiate paura. Prometto che porterò anche un po' di musica. Vi vanno bene Nirvana? Loro sì che mettono una carica assurda. Cerco ancora di convincerli che con Nirvana fece centro. Visto che piacevano anche a loro. 10 agosto 2017. Ore 9:30. In punto. Eccoci tutti e quattro davanti al cancello. Sapevo che non mi avesse abbandonato. Dicono Michael. No! Non farti salire! Siamo qui per Nirvana! Disse Dizzy, andando verso il cancello chiuso. Michael si avvicinò ed inserì nella fessura due forcine. Quel click era proprio musica per le sue orecchie. Aprendo il cancello, gli vide un suono a dir poco agghiacciante. Si avviarono verso la porta, con un grosso lucchetto. Michael l'aprì con maestria ed entrarono subito all'interno della scuola. Appena cominciarono a percorrere il lungo androne, il sole venne coperto dalle nuvole, perciò i raggi solari non penetrarono più dalle finestre, lasciando l'intera scuola quasi al buio. Cominciarono a sentire un po' di freddo, e non era affatto normale. Si diressero verso le scale, per arrivare al piano superiore, quando all'improvviso sentirono urla abominevoli pieni di dolore. Gli tapparono le orecchie di quanto erano forti dalle urla. E sovrastarono anche la canzone Marigold di Nirvana. Subito dopo cominciò a regnare il silenzio. E magicamente ogni cellulare dei quattro amici si spense completamente. Tornando alla realtà e salirono le scale per poi andare al piano superiore, da dove provenivano quelle urla. Passando davanti un'aula, li videro. Erano seduti di spalle e stavano guardando la lavagna. Appena si girarono verso i quattro amici, cominciarono a alzarsi lentamente dalle sedie. «Chi serve le scene per i bambini?» disse Colin. Ogni bambino aveva una targa della sua divisa scolastica, con presumibilmente il loro nome. E di loro c'era anche Andreas Hampton. Solo che non erano bambini normali. Quei bambini erano dei fantasmi. I fantasmi di quei bambini nell'orfanotrofio. Le loro anime si sono insediate all'interno della scuola, non appena era stata costruita. Erano tutti pieni di sangue. Ad alcuni mancavano le braccia, ad altri le gambe, e ad altri mancavano gli occhi. Alcuni avevano l'occiata, altri non avevano addirittura la testa. Quando cominciarono a inseguire i quattro amici, per terra lasciavano una scia di sangue, come se ancora in quella forma incorporea potessero sanguinare. Ai quattro amici non rimaneva altro che nascondersi. Si nascosero proprio nel laboratorio di chimica, dove qualche mese fa Michael aveva trovato la lettera dentro quello scrigno. All'improvviso Lizzy si avvicinò alla porta del laboratorio
l'aprì ed uscì fuori, come se fosse manovrata da un burattinaio. Gli altri cercarono di fermarla, ma non ci riuscirono, perché su di lei incombette un'ombra grande e nera che le tagliò la gamba alla testa della coscia. Lei si mise così tanto a urlare dal dolore che quell'ombra inferì ancora di più su di lei, fino ad ucciderla. Lizzy, la ragazza hippie, rimase solo il suo inerme e macerato corpo, mentre la sua anima si unì agli altri bambini adolescenti. Michael, Colin, Liam sapevano che non sarebbero usciti da quella scuola vivi e non avevano tutti i torti. Ognuno di loro aveva la prova del dolore e così vennero brutalmente uccisi da quell'ombra nera, che altro non era il dottor Hans Liederman. Da quel giorno altri quattro adolescenti si unirono a quella grande squadrone di adolescenti che oramai erano soltanto dei fantasmi incorporei, divenuti cattivi a causa dell'influenza negativa del dottor Liederman. Quei fantasmi popolano il liceo del Minnesota e diventano molto più violenti durante l'estate, quando la scuola è chiusa, ma è sempre disposta a fare qualche bravata e così finisce per avventurarsi in quell'edificio, per poi trovare morte certa. E voi avete il coraggio di entrare nelle vostre scuole nel periodo delle vacanze estive per scoprire cosa succede all'interno? Provate ad entrarvi, ma ricordatevi che di certo nessuno ne uscirà vivo.